In collegamento telefonico un ospite veramente prestigioso, sono veramente contenta di averlo con noi. E infatti in linea Roberto Beccantini. Pronto? Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno Salvatore. Ciao Roberto. Buongiorno Roberto e la ringraziamo per essere grazie con noi a voi. Telefonicamente. Allora, iniziamo a parlare innanzitutto di questo libro, ossia che fine ha fatto la Juve. Perché, se non sbaglio, c'è stata una bella prefazione proprio scritta ha scritto la postfazione, sì, a chiusura del nostro lavoro, che, ripeto, ci porta in una direzione molto chiara. Abbiamo scelto la postfazione di Roberto perché lui è stato sempre colui con il quale ci siamo confrontati. Ci ha sempre fatto rimanere coi piedi per terra, sì, non ci ha mai fatto fare voli pindarici troppo sì. Però nonostante questo noi riteniamo il nostro lavoro inoppugnabile da certi punti di vista, e comunque ringraziamo Roberto perché, ripeto, è dal confronto anche con le sue opinioni, esatto, che è nato poi il libro. Allora Roberto, vogliamo chiedere anche a te un giudizio su questo libro, e un giudizio ovviamente sui contenuti, tra virgolette definiamoli anche un po' piccanti, ovviamente. Guarda, Calciopoli. Guarda, in linea di massima sono attratto proprio da chi non la pensa come me, quindi sì, puoi immaginare l'attrazione che ho provato per i cosiddetti rancorosi, termine che è loro, non mio, se non ricordo male, Salvatore, che però mi piace. Bene. Molto, i rancorosi. Ma che esprime in maniera chiara quello che noi sentiamo, probabilmente sentiremo ancora. Infatti. Qual è la linea di confine fra quello che penso io di Calciopoli e quello che pensano Salvatore e gli altri? Sì. È che c'è stata una faida familiare, ma non tale, secondo me, da determinare l'uccisione, l'assassinio della Juventus. Salvatore lo sa, e gli chiedo scusa, magari gli ascoltatori, i telespettatori non lo sanno, quindi lo sapranno adesso. Io uso sempre questo paragone: se uno vuol far fuori Beccantini, sì, sa dove lavora, penso che lo aspetti fuori quando esce per la pausa pranzo, e poi lo uccide, gli spara, lo fa sparare, non butta giù tutto il palazzo dove lavora Beccantini. Certo. Ecco, pensare che per una faida interna sia stato buttato giù tutto il palazzo, la Juventus, ecco, questo mi suona molto strano. Siamo in Italia, un complotto non si nega a nessuno, per la carità, poi ci sarà, prima o poi nascerà anche un complotto vero, anche questo va tenuto presente, però direi che io penso che tutto sia riconducibile alla voglia, questo è indubbio, di in un certo senso farla pagare alla Juventus, però soprattutto al delirio di onnipotenza che ha trasportato la Moggi e Giraudo al di là dell'etica sportiva, come tanti altri che per la verità hanno pagato molto meno, molto meno. Ecco, vogliamo magari, Roberto, fare qualche nome, anche se magari lo sappiamo. No, chi guarda, il Milan è quello che il trattamento che ha avuto il Milan è scandaloso. Sì. È vero che ha mandato in campo, e anche questo è stato un errore clamoroso della Juventus, non il numero uno di una ipotetica lista ATP di tennis, ma il numero 4 o 5, anche se per me era un po' più indietro, cioè l'ha detto agli arbitri Meani. Certo. La Juventus ha mandato in campo il numero 1 e il numero 1 bis. E poi la Fiorentina stessa, in cui mi sembra molto strano di poter parlare dei Della Valle come dei cappuccetti viola in questo mondo infestato da lupi cattivi, poi la Lazio di Lotito, la Regina, l'Inter, vedremo se verrà coinvolta dalle amnesie di Auricchio, mi pare che la prossima seduta a Napoli sarà da questo punto di vista molto, molto importante. E poi sul piano personale penso che il trattamento che ha ricevuto Franco Carraro, allora presidente della federazione, sia veramente al di là del bene e del male. Nemmeno un euro di multa da 4 anni e 6 mesi che aveva subito dopo il giudizio di primo grado. Ecco Roberto, come abbiamo sentito dalle sue parole, sono tante le storie che si sono avvicendate durante questi anni che, ahimè, hanno coinvolto la Juventus, forse non con tutta questa grande colpa, però nel libro si parla anche di cose più belle, di ricordi della Juventus, ossia di
piccoli frammenti che hanno fatto la storia di questa squadra. Se Roberto Beccantini dovesse ricordare dei momenti belli di questa Juventus, quali gli vengono in mente? Quali momenti Roberto Beccantini porta nel cuore della storia della Juventus? Porto nel cuore il motivo per cui sono diventato juventino, cioè quando è arrivato in Italia Omar Sivori, io definisco uomo di sinistro perché aveva veramente un sinistro musicale che ammaliava molti, sono nati molti Omar Camporese, il tennista, dovuto proprio al fatto di Omar Sivori, lo stesso Milanetto che gioca adesso nel Genoa, Omar, per via di Omar Sivori, sì. Quindi è stata proprio per noi una fulgurazione. Poi chiaro, tutti i campioni che l'hanno solcata, Platini, Zidane, Del Piero, ecco un ricordo indimenticabile legato alla triade, alla Juventus della triade, il gol di Del Piero alla Fiorentina, quando la squadra perdeva 2-0 contro la Fiorentina di Ranieri e poi ribaltò il risultato. Insomma, sarebbero tanti gli aneddoti, ricordi. Gli aneddoti da raccontare, certo.